Mentre parlava Paolo, guardavo questa slide che è uscita un po' e dicevo, ma chi è che ha detto che al sud si fanno le cose soltanto se si muovono le istituzioni e al nord ci sono gli imprenditori? Nel caso che stiamo presentando qui è esattamente vero il contrario. Gli imprenditori stanno in Calabria e gli istituzionisti statalisti stanno in Padania. Ecco, giusto per, come dire, contraddire un po' certi stereotipi di questo paese. Tornerei alla slide iniziale. Ah no, ecco, dico due cose che qualcuno magari ha già sentito ieri sul tema invece dello start-up della cooperativa degli asparagicoltori. Allora, il percorso che abbiamo fatto noi è stato quello di affidare alla Facoltà di Agraria dell'Università Statale di Milano la selezione dei prodotti tipici. Come sapete, poi è stata fatta una mappatura della biodiversità orticola e è stato individuato l'asparago rosa, è stato selezionato in laboratorio la varietà asparago rosa di Mezzago, è stato definito il protocollo, è stato definito il disciplinare, è stato definito il regolamento, approvato dal Consiglio Comunale. È stata costituita la cooperativa, primo socio il comune, secondi soci i produttori, terzi soci i volontari della Proloco. E questo è un aspetto interessante che ho visto, che abbiamo in comune nelle nostre esperienze, cioè la presenza di volontariato. Ieri lo chiamavamo come la narrazione comunitaria di una storia di valorizzazione di prodotti tipici locali, no? Dicevamo sostanzialmente quando una comunità si riconosce nel proprio prodotto tipico, la comunità cresce in termini di coesione. E credo che questo aspetto sia molto ben rappresentato dal fatto che ci sono dei volontari all'interno delle nostre storie, delle nostre narrazioni, che per il fatto che si riconoscono in questo processo mettono a disposizione tempo, competenze, soprattutto, dicevamo anche stamattina, che investono le loro professionalità in vista di un bene comune più alto. Questo è un aspetto interessante, no? Per cui si riesce, come dire, a tenere insieme dei pezzi che sono l'impresa, come quella che prima chiamavamo for profit, comunque produttiva, con una narrazione che invece è una narrazione che riguarda l'identità comunitaria, collettiva di un paese, di un posto, di un territorio. Questo è un aspetto, secondo me, molto interessante e che c'è in entrambe le esperienze. Tra l'altro, se ho capito bene, Paolo, i volontari da voi si sono occupati di una parte di comunicazione, esattamente come da noi. Forse anche questo è un indicatore, naturalmente, prendere due casi e farli diventare, come dire, uno standard non è il caso. Però forse ci dice anche qualcosa in più rispetto alle cose che dicevamo ieri, no? Siamo capaci di produrre, siamo meno capaci di comunicare. Forse non abbiamo neanche le risorse economico-finanziarie per investire sulla comunicazione, però abbiamo dei volontari, degli amici, dei soci, gente che ci gira intorno, che è capace di comunicare e che è disponibile a condividere con noi un pezzettino di strada, un pezzettino di storia e fare un pezzo di comunicazione anche professional, pur in assenza di una remunerazione economica. Questo anche è interessante perché, adesso non vorrei aprire troppo il tema sul volontariato, però per esempio ci dice quanto lavorare sulla valorizzazione di prodotti tipici locali consente alle persone di essere così motivate che la remunerazione non è necessariamente quella economica. Ora, poi chi lavora nella cooperazione sociale, questo lo sa bene, stipendi bassi, remunerazioni di altro tipo, ahimè. Però non è così diffuso invece nel mercato il fatto che ci siano delle redditività per le persone che ci lavorano che non sono necessariamente esclusivamente di natura economica. Questo è un aspetto da considerare, secondo me vale la pena di tenerlo ben presente. Domande, dubbi, perplessità? Andiamo avanti, facciamo un altro pezzettino. Accogliamo anche il ristoratore. È importante che sia venuto, abbiamo mangiato ieri sera da loro. Oh.
Osteria Cantina Bardi, no, Bradi, Brandi, ci sono arrivato. E lo dico perché così anche quelli che sono collegati in streaming, facciamo un piccolo spot, abbiamo mangiato molto bene da loro. No, ma lo dico in realtà, al di là della battuta, lo dico anche pensando, non potevo fare lo spot, niente, ormai l'ho fatto. Lo dico anche pensando una cosa importante, per esempio, quando ho raccontato la nostra esperienza di comunicazione barra commercializzazione, vi ho detto, noi abbiamo selezionato 20 ristoranti che usiamo con lo scopo sì di vendere il nostro prodotto, ma in realtà su quello che vendiamo ai ristoranti non ci guadagniamo niente, ma con lo scopo di aumentare la reputation del nostro prodotto. Qui selezionati, non tutti i ristoranti possono avere l'asparago rosa, solo ristoranti che selezioniamo noi, ai quali diamo il prodotto a prezzo di costo, quindi non ci guadagniamo niente. In cambio chiediamo che loro abbiano nel loro menu il menu degustazione asparago rosa nel periodo di produzione, quindi periodo di maggio e basta. E naturalmente c'è un reciproco vantaggio. Aver selezionato in tutta la Padania, per usare un termine che non esiste, in tutta la Lombardia, 20 ristoranti soltanto. Vuol dire che in tutta la nostra comunicazione diciamo, se vuoi andare al ristorante a mangiare l'asparago rosa di Mezzago, scegli tra questi, non ce ne sono altri. E dall'altra parte il ristoratore può dire, da noi puoi avere l'asparago rosa, che è un prodotto a chilometro zero, biologico, di qualità, che rispetta a certe. Allora, vedete che c'è un reciproco vantaggio di natura economico-commerciale. Allora, questo secondo me è un tipico esempio di circuito virtuoso nel quale il rapporto tra diversi enti, organizzazioni, imprese, in questo caso di un territorio, diventa un elemento vincente nella promozione di un prodotto tipico locale. È vantaggioso per noi che produciamo e commercializziamo asparagi, è vantaggioso per i ristoratori e per la reciproca reputazione rispetto al cliente, rispetto al mercato. Questa è una roba veramente che funziona bene. E considerato quanto abbiamo mangiato ieri bene, lì, devo dire, vale la pena di fare una prova, anche perché abbiamo mangiato bene, ma non abbiamo mangiato le cime di rapa, perché nessuno gliele ha portate. Possibile che sia un ristorante così bello e buono a Minervino che non ha tutti i giorni qualcuno che gli regala delle cime di rapa fresche per chi viene da fuori a provarle? Voi che siete produttori di cime di rapa dovreste portargliele tutti i giorni e dire, come? A breve gliele regalate, però in... Ah, perfetto. Quindi a breve ci avranno il menù cima di rapa. Ok, se devi dire qualcosa, purtroppo devi avere il microfono. Aspetta un secondo solo che te lo passo. Grazie. Dico, ovviamente l'intenzione, la gestione rispetterà quelli che saranno un po' gli accordi, ma più che gli accordi di fatto, la volontà di poter partecipare a questo progetto in maniera attiva per quello che è il ruolo che si compete. Volevo spendere una mia considerazione sulla riflessione, sono arrivato in ritardo, Paolo. di Paolo sulla piccola impresa. E le caratteristiche che la contraddistingue. Io in particolar modo rappresento due attività indipendenti, visto che sono un professionista solitario, un ingegnere nella mia realtà quotidiana e diurna, e poi sono socio dell'attività di famiglia. Due attività in proprio, ma vengo da un'attività, da un'esperienza alle dipendenze di una grossa multinazionale. Fare impresa in proprio ha due caratteristiche principali, stimolante. Di fatto, su tutto quello che ogni giorno si fa, si cresce a 360 gradi, all'aspetto sociale, aspetto commerciale, aspetto del marketing, dell'autopromozione, della propria attività, della propria persona, della propria faccia, diciamo, sul mercato. Però al tempo stesso, in questo periodo, che mi piace pensare che sia solo un aspetto contingente al periodo di crisi, si soffre parecchio per quanto riguarda la gratificazione economica. Gratificazione, però penso e credo, insomma, mi alzo le mattine con questa convinzione,
che l'altro aspetto ancora prevale, se potessimo immaginarlo su una bilancia, prevale lo stimolo che viene tutti i giorni dall'attività che si fa, la gratificazione del lavoro, di quello che si è costruito, di quello che si è riuscito a fare. Fare impresa, nell'eccezione della piccola impresa, della start-up, io credo sia molto stimolante, non attira le invidie di cui facevamo riferimento prima, della grossa azienda, del grosso industriale, che ovviamente l'immaginario comune lo vede distaccato dalla realtà quotidiana, lo vede un avversario, lo vede, come dire, una persona da combattere, alcune volte anche più per principio, per partito preso che di fatto, per questioni reali. Io sono, come dire, fortemente sostenitore della start-up e veramente non mi sento più giovanissimo perché insomma, sono un po' più in là, diciamo, sono un quarantenne, però quando vedo giovani ragazzi, ancora ieri in un corso di formazione ho visto una startup classica, forse nell'eccezione più comune, di professionisti dell'information technology, cioè ho veramente un sussulto di felicità a vedere questi giovani che non hanno aspettato, come dire, la manna dal cielo, l'istituzione, la possibilità nelle istituzioni comunali, o sono andati via, come si diceva prima. Adesso il fenomeno di emigrare, a mio avviso, sta anche cambiando perché ho avuto colleghi per diversi anni a Milano che stanno andando via dall'Italia. Cioè, adesso si va via anche dalle sue latitudini, non solo da noi, è un fenomeno, vabbè, al sud è un fenomeno ormai conosciuto da tempo. Però adesso si va via dall'Italia, si va via dall'Italia, non si vede l'Italia in tutt'uno come un luogo di possibilità, neanche più alle dipendenze. Ancora colleghi, mi sento, diciamo, che lavorano a Milano, mi sento quotidianamente, non dico quotidianamente, ma periodicamente, stanno vivendo momenti difficili. Quindi io credo nell'attuazione, in ogni modo possibile, dell'idea che si ha in mente come una possibilità. Una possibilità prima per gratificazione personale. E spero anche economico, ovviamente, di realizzazione nel mondo del lavoro. Ho chiuso, scusate se mi sono Grazie. dilungato. A che ora è prevista la pausa? Dobbiamo rispettarlo, possiamo. Allora facciamo un altro pezzo. Parliamo di accesso al credito. Qualcosa è stato detto. Ah, no, sulle cose che dicevi tu, volevo solo dire che essere start-upper non c'è necessità di essere giovani. Io, per esempio, sono uno splendido cinquantenne e mi considero uno start-upper seriale. Poi sullo splendido possiamo discutere, soprattutto con le ragazze, scusa, insomma. Però mi considero uno start-upper seriale perché nella mia vita è sempre quello fatto, per cui da una parte non è una questione anagrafica e dall'altra una cosa che, almeno nella mia esperienza, ho visto molto potente, sia come produttrice di eventi critici, sia come produttrice di eventi di successo. Lo dico anche pensando a loro due che sono qua davanti. Cioè c'è, soprattutto in questo periodo, in questo paese, c'è una grande enfasi sulle start-up e ci si dimentica che la prima start-up è far andare avanti le imprese che abbiamo. Molto più che, cioè, riuscire a mandarle avanti e innovare le imprese che abbiamo è molto più efficace anche in termini di presenza sul mercato, di generazione di opportunità occupazionali, eccetera, che non generare delle start-up nuove. Per intenderci, di Mark Zuckerberg e di Facebook, insomma, ce n'è stato uno, due, tre, quattro, 10 in tutto il mondo però. Mentre invece riuscire a innovare e rinnovare le imprese che già esistono, mantenerle, dare continuità intergenerazionale, di proseguimento generazionale, imprese che esistono, secondo me questo è l'aspetto fondamentale. E quando parliamo di valorizzazione di prodotti tipici, con tutta la filiera, quindi dalla produzione alla commercializzazione, alla trasformazione, ristorazione, eccetera, secondo me siamo molto dentro a questa filiera qua. Cioè, valorizzare il prodotto tipico locale vuol dire anche mettere nelle condizioni di mantenersi le imprese che storicamente stanno nel nostro territorio, nel nostro mercato, e quindi in qualche modo anche contrastare questi processi di emigrazione. Insomma, noi oggi eravamo in questo bed and breakfast, a parte noi, che eravamo lì, diciamo, per lavoro,
gli altri clienti erano tutti stranieri, tutti. Ora, naturalmente gli italiani fanno le ferie in agosto, punto e basta. Questi signori hanno prenotato a marzo il loro soggiorno, a un bed and breakfast a Minervino, sono qua vicino, Monte Grosso, non ho capito, ma fa niente. E comunque, qui vicino, hanno prenotato a marzo il loro soggiorno qua, per dire di come modificando alcuni elementi dell'attività produttiva la stagione si amplia, la valorizzazione del territorio può diventare reale, eccetera, eccetera. Pensate al lavoro che c'è da fare per le guide turistiche intorno a Castel del Monte. È possibile che lavorino, se vengono le scuole, quando vengono, e durante l'estate basta. E tutto il resto. Ecco, qui è, adesso dirò una banalità da padano, qui è estate 12 mesi all'anno, so, venirci solo in agosto, lasciatene andare in Salento in agosto. Boh. Va bene, chiusa la battuta, torniamo sul tema accesso al credito. Alcune cose sono state dette da Paolo, se vuoi riprendere questo argomento. Sì, sì. Poi... Allora, accesso al credito, notato lentissima. Allora, l'accesso al credito oggi è una, nonostante i tassi di interesse dell'UE sono ai minimi storici, al 0,15%, però poi se mettiamo lo spread al 0,15%, però mettiamo l'Euribor a 6, sempre 6, 15 esce il tasso, no? Quindi non è una questione di tasso basso, cioè adesso il tasso europeo è molto basso, le banche comprano denaro a pochissimo interesse, quindi le aziende dovrebbero essere agevolate. Non è vero. Non è vero perché questa è una questione politica, di scelte sbagliate, a mio avviso, europee rispetto alla finanza bancaria, eccetera. Questo perché? Perché oggi i finanziamenti rispetto non a 10 anni fa, rispetto a 3 anni fa sono non neanche dimezzati, sono neanche il 30, 29, 28% secondo gli ultimi dati. Significa che se nel 2010 su 100 aziende 50 prendevano il credito, oggi lo prendono in 15, in 16. Senza parlare poi dell'accesso al credito privato per mutui casa, insomma, è molto difficile. Diciamo che noi siamo partiti con un capitale sociale versato dai soci. Quando abbiamo dovuto chiedere, avere in prestito i fondi per poter costruire le botteghe, diciamo così che il grande morale è stata la federazione di Coldiretti, perché Coldiretti in quel momento aveva tutto l'interesse per poter far sì che queste botteghe nascessero all'interno del territorio, e per una banca avere una garanzia di come una garantizzazione di categoria è molto semplice fornire, insomma, i giusti denari per poter costituire l'attività. Oggi siamo invece in una fase più difficile dell'accesso al credito, perché oggi, come dicevo prima, le politiche finanziarie sono cambiate, sono diverse, le maglie si sono strette molto di più, le garanzie sono pochissime, quasi le garanzie che cercano sono tantissime, quindi è difficile andare in banca e chiedere soldi da imprese, soprattutto non per un processo innovativo quale potrebbe essere l'innovazione tecnologica, ma per un processo magari di consolidamento aziendale o di anticipo fatture, no? La cosa più semplice che si chiede in banca è difficilissimo. Dovrebbero esistere delle politiche per i giovani o per le imprese giovani diverse da quelle bancarie. Quindi io finora ho parlato del ramo classico, poi ci sono invece il microcredito, il credito finanziato dalla regione, il credito finanziato dalla Camera di Commercio, ma lì è in mano alla politica. Lì siamo in mano alla politica, cioè usciamo fuori dal sistema bancario che è anche in mano alla politica, ma delle politiche più generali. I sistemi politici, i sistemi di finanza, di microcredito, di credito, di accesso al credito locale, che sono quelli agevolati, no? Il microcredito in Regione Puglia, o il microcredito che non esiste in Regione Calabria, o il microcredito che non esiste alla Camera di Commercio, o il tasso agevolato, esistono se c'è una volontà politica affinché possano esistere, se no non esistono. Quindi nel mio territorio oggi, nonostante le volontà politiche
comunicative e politiche, in realtà i fatti non sono susseguiti, quindi non esiste la possibilità di accedere a un credito agevolato per le imprese agricole o per le imprese giovani. Esistono dei confidi atti a poter prendersi il meno 50% della responsabilità di questa, della tua garanzia. Nel mio territorio non esistono, nonostante la Camera di Commercio e la provincia di Cosenza hanno messo, quando ancora esisteva la provincia, hanno messo a disposizione oltre 100 milioni di euro, 100.000 euro all'anno per 10 anni per il microcredito. Questi soldi sono stati versati, ma ancora non è stato fatto il bando di affidamento a un'agenzia di confidi per poter dare l'accesso alle imprese agricole, alle imprese giovani del territorio. Sono scelte, purtroppo la politica dice, ma vabbè, che ci interessa della politica per le imprese. In realtà la politica gestisce molto l'attività imprenditoriale. Poi le motivazioni le responsabilità le possiamo attribuire a un sistema, le possiamo attribuire a un sistema politico, a un sistema di criminalità organizzata, lo possiamo attribuire a chi vogliamo, però è un dato di fatto. L'accesso al credito oggi è difficile, perché quello classico è ridotto, le maglie sono strette, e quello agevolato da parte degli enti che dovrebbero agevolare lo sviluppo dei territori, ovvero, ripeto, la regione, la provincia, la Camera di Commercio, bisogna essere fortunati a vivere in regioni, province o con Camere di Commercio che siano lungimiranti, illuminati e abbiano la capacità di realizzare quando appena detto. Considerate che quel progetto di cui avevo parlato prima, di Aranci, questo agricoltore che ha creato una SRL, quella nuova, un euro, là, come si chiama? SRLS, semplice, quella che ha creato il collegamento, quella un euro, una SRL, lui e alcuni componenti della sua famiglia, l'unico accesso a credito che ha avuto per fare un progetto del genere, credetemi che il laboratorio è costato migliaia e migliaia di euro, perché pastorizzatori, insomma, tutte queste big bag in box, la grafica, il LASL, il medico, cioè, l'unico microcredito che è stato concesso è stato quello che il progetto Policoro ha sostenuto attraverso la BCC della nostra zona, ha concesso a questa start-up, no? A questo gesto concreto poi alla fine, che ha ricevuto questi 25.000 euro, un'impresa che ne ha spesi quasi 200, ha ricevuto solo 25.000 euro di credito agevolato da parte di qualcosa che è creduto nel suo progetto, che è il progetto Policoro, Pastorale Sociale del Lavoro. Ma è possibile che un'idea così innovativa, che può sviluppare un fatturato di milioni di euro, abbia avuto la porta aperta al credito soltanto dal progetto Policoro? È possibile. E quindi che poi il progetto Policoro 25.000 euro può dare nel nostro progetto, nella nostra diocesi, no? Però gli è servito per comprare il pastorizzatore a Bergamo. Però tutto il resto dei fondi li ha messi lui e la sua famiglia, perché per fortuna avevano una base economica abbastanza forte sotto i piedi, no? Però non è neanche giusto, no? Che un'impresa debba fare soltanto affidamento con i propri capitali. Deve crederci anche qualcun altro in questa impresa, no? Dovrebbe crederci il territorio, dovrebbe crederci le altre imprese, perché non si svilupperà soltanto la sua, ma si svilupperà tutto l'indotto, si svilupperanno i rappresentanti, si svilupperanno i bar, si svilupperanno altre idee, no? Quindi le imprese dovrebbero, il territorio dovrebbe investire. Però non esiste. Quindi, ecco, l'accesso al credito nel mio territorio, in un momento in cui le maglie classiche sono strette, è davvero, davvero difficile. Fatto. Ancora non l'ho capito. E nella nostra esperienza con cooperativa di asparagicoltori, la questione dell'accesso al credito, come accennavo ieri, o dell'investimento meglio, è stata risolta fondamentalmente in due passaggi, tre passaggi. Primo passaggio, il primo investimento è stato fatto dalla pubblica amministrazione, dicevo ieri, uno stanziamento di bilancio di circa 20 anni fa, di 50 milioni di lire,
banalissimi 25.000 euro, con i quali sono stati pagati, è stata pagata fondamentalmente la consulenza dell'università per fare la mappatura della biodiversità orticola e la selezione della specie Asparago rosa di Mezzago, la registrazione della specie e la produzione delle zampe che poi sono state messe a dimora per avviare la coltivazione. Lo dico perché è appunto uno start-up relativamente poco costoso, tutto sommato, se ci pensate. In effetti, essendo una cooperativa di conferitori e non una cooperativa di produttori, questa cosa fa molto la differenza in termini di fabbisogno di patrimoniale, insomma, di investimento. Successivamente abbiamo fatto delle valutazioni, abbiamo fatto dei piani per, qui parlo un po' di marketing, ma va bene, insomma, abbiamo fatto dei piani per capire se buttarci nella trasformazione del prodotto, per cercare di prolungare un po' la stagionalità, eccetera, eccetera, o nella conservazione, medio periodo del prodotto. Ma al di là della possibilità, diciamo così, tecnica di fare queste robe, abbiamo scelto per motivi di marketing di continuare a commercializzare esclusivamente il prodotto fresco e sostanzialmente a chilometro zero, per cui l'asparago rosa di Mezzago esiste soltanto fresco dal 25 aprile al 2 giugno, punto. Se qualcuno ve lo offre al di fuori di questa stagione, vi sta offrendo una cosa falsa. È proprio previsto anche dal protocollo, dal disciplinare, che l'asparago viene consumato fresco, non può essere congelato, non può essere trattato, non può essere trasformato, se non nell'arco delle 72 ore dalla raccolta. Quindi deve essere cucinato e consumato nell'arco delle 72 ore. E naturalmente ci sono delle valutazioni che riguardano le proprietà organolettiche, eccetera, eccetera, insomma, ma non vi sto a tediare. In relazione al tema dell'accesso al credito, ve lo dico perché questo di fatto ha fatto sì che non avessimo la necessità di accedere a grandi prestiti per fare investimenti nel settore della trasformazione, per esempio, dove invece se ci si mette servono tanti soldi per mettere su impianti di trasformazione a regola d'arte, con il rispetto delle procedure, delle normative sanitarie. E quindi di fatto l'unico fabbisogno di accesso al credito che la cooperativa Asparagicoltori sta utilizzando è quello per l'attività ordinaria, per cui anticipo fatture, sconto di fatture emesse, fideiussione bancaria, tutto questo, devo dire la verità, senza che sia stata richiesta alcuna garanzia personale. Questo è importante. Perché non ci sono state richieste garanzie personali? Fondamentalmente per due motivi. Uno, perché c'è una garanzia di fatto della pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione, essendo socio della cooperativa, naturalmente la cooperativa è a responsabilità limitata, per cui non è che il patrimonio della pubblica amministrazione, va a garantire l'attività della cooperativa. Però il fatto che ci sia socio l'ente locale in qualche modo garantisce le imprese bancarie. Ulteriormente perché utilizziamo due tipi di imprese bancarie per lavorare: quelle delle associazioni di categoria, la nostra cooperativa che è aderente a Lega Coop e a Conf Cooperative, per cui da una parte Unipo, dall'altra le BCC, e quindi usando queste due, insomma, andiamo via abbastanza tranquilli. Dietro abbiamo le associazioni di categoria, che è un po' la cosa che anche dicevi nella tua esperienza. Quindi per esempio è importante capire che ruolo giocano o che ruolo possono giocare nell'ambito di un processo di valorizzazione di un prodotto tipico. E dall'altra perché usiamo le banche che stanno in paese, anzi la banca che sta in paese, l'ex Banca Popolare di Bergamo, che adesso è Banco Popolare. E naturalmente usando la banca che sta in paese, diciamo, il rapporto con la banca è un rapporto fiduciario diretto di persone che si conoscono, perché oltre ad avere lì il conto corrente della cooperativa hanno lì il conto corrente e i relativi risparmi personali. Qui diciamo
un rapporto molto, molto stretto. E lo dico consapevole di una questione fondamentale, cioè che un conto è una dimensione di impresa di questo tipo che si può trattare in questo modo, altro conto è una dimensione di impresa che ha bisogno di alcuni milioni di castelletti, di disponibilità quotidiane, per le quali naturalmente questo tipo di risposte sono insufficienti e sulle quali però invece tutta la questione, per esempio, dei consorzi fidi, eccetera, che faceva Paolo, è una questione importante, ma nei quali di nuovo le associazioni di rappresentanza, che spesso non si capisce perché cosa esistono, scusate, lo dico Paolo che è rappresentante prima persona di questo, come io lo sono peraltro della cooperativa in qualche modo, spesso non si capisce bene a cosa servono, però per esempio su queste cose invece possono giocare un ruolo fondamentale, per cui vale la pena di tenerle dentro nel momento in cui ci si fa una domanda su quale processo attivare per valorizzare il prodotto tipico locale. Domande, dubbi, perplessità? Non ti sei, aspetta, scusami. Io vorrei fare una domanda un po' legata alla possibilità di trasformazione dell'asparago. Come vi siete regolati? Cioè, a chi avete messo in allarme? Come avete praticamente progettato la cosa? A chi vi siete? Siccome a noi interessa pure sapere che procedure utilizzare, insomma. Dunque, Mezzago è a 15 km circa dalla Star. Conoscete la Star, quella del Dado Star, storica. La Star, oltre a fare i dadi, fa, adesso con un altro marchio per la verità, comunque fa il ragù, fa una serie di... Per cui avevamo la fortuna di avere dei volontari che lavoravano nel laboratorio della Star. Non erano loro che decidevano che le politiche commerciali della Star, però è stato il gancio che ci ha consentito di agganciare fondamentalmente due tipologie di partner con i quali abbiamo fatto questo studio. Uno, la Facoltà di Scienze Alimentari dell'Università di Milano, alla quale abbiamo chiesto di capire che tipo di modificazione del prodotto avrebbe avuto lavorandolo da fresco, pensando invece di conservarlo o di trasformarlo, da una parte. E dall'altra ci siamo rivolti alle grandissime cooperative di trasformazione di prodotti, in particolare succhi e pomodori, che stanno in Emilia-Romagna, perché sono cooperative della nostra stessa associazione di rappresentanza, quindi siamo andati a loro a cercare di capire che tipo di sviluppo commerciale ci poteva dare lavorare su questa cosa. E diciamo, i feedback che abbiamo ricevuti sono stati di due tipi ed entrambi negativi. Il primo ci ha detto: attenzione, la conservazione e la trasformazione modifica le caratteristiche di qualità del prodotto. Il prodotto conservato e trasformato, tenuto nel tempo, non è più buono come quello consumato fresco. E già questo è un male, allora chi ce lo fa fare? E dall'altra parte ci hanno detto: la trasformazione ha senso, almeno dal loro punto di vista, poi io non so quanto, come dire, condivido, ma comunque gli esperti erano loro, cioè, la trasformazione ha senso soltanto se si raggiungono dei volumi di trasformazione che rendono conveniente la commercializzazione, per cui sui piccoli volumi non ha senso. Quindi abbiamo avuto picche di qua, picche di là, già non eravamo tanto dell'idea, è stato un attimo che l'assemblea all'unanimità dicesse: sapete cosa diciamo, continuiamo a vendere soltanto il prodotto fresco, è finito. Però per dire, scienze alimentari da una parte e chi di mestiere fa la trasformazione dall'altra. In realtà conosciamo esperienze di piccole cooperative che fanno volumi di produzione relativamente piccoli, che invece trasformano, per esempio anche in Calabria la cooperativa Il Segno della Giusi, una amica comune, per esempio producono olio, e naturalmente l'olio è l'oliva che viene trasformata, insomma. Qui e a volumi relativamente piccoli, però quello, come dire, il prodotto finito è l'olio, non è l'oliva, per cui
non c'è in realtà una grande trasformazione. Non so se Paolo vuoi dire qualcosa su questo tema, su come affrontare il tema della trasformazione, della conservazione e della trasformazione del prodotto tipico. Io stavo ragionando. Io sono dell'idea in questa, su questo aspetto, che di laboratori di trasformazione ne esistono a bizzeffe. Creare laboratori di trasformazione, a mio avviso, significa per una start-up appesantire il processo di iniziazione. Significa appesantire fortemente economicamente, perché costruire un laboratorio di trasformazione ha un costo, è meglio per un ristorante, nel senso che ASL, HACCP, altezze, ampiezze, superficie finestrate, insomma, conviene costruirlo nuovo più che attrezzare un locale nuovo. E d'altro canto ce ne sono tantissimi, cioè, grazie a progetti finanziati da migliaia di bandi negli anni passati, la 488, il PSR, il PON, tutte quelle sigle lì, hanno creato, ogni aziendina aveva il suo laboratorio di trasformazione. La mia idea e anche la mia esperienza è il condoterzismo. Il mio miele viene trasformato in condoterzismo, l'olio va trasformato in un condoterzismo. Esistono già dei laboratori da valorizzare, anche il vino che farò, perché stiamo impiantando come cooperativa anche delle vigne, il vino che faremo lo manterremo in condoterzismo, perché è bello avere la cantina, ma costa. Come costa a me? Costa al mio vicino che ha la cantina, ma se io porto la mia uva al mio vicino, lui ammortizza più velocemente il costo della sua cantina, io non faccio la spesa della cantina, lui valorizza meglio la sua cantina e viviamo tutti e due meglio, perché io non affronto un costo. No. Quindi sui laboratori, tranne se non esistono proprio perché siamo in un deserto, però sui laboratori io credo sempre che la cosa migliore è valorizzare quello che già esiste, anche perché non essendo questi laboratori, non avendo la capacità produttiva della Fiat, lavorano il 10% della potenzialità produttiva, tutti i laboratori che conosco, iniziando dai frantoi, perché è vero che i frantoi, certo, nel periodo delle olive lavorano di più, no? Però un frantoio che ha un ciclo, se ha tanti che vogliono conferire il prodotto per poter trasformare, che vogliono fare il condoterzismo, ci mette e investe molto di meno a creare un secondo ciclo anziché io a fare un frantoio nuovo. Sì, aggiungo soltanto che un po' sulla scia di queste cose che sta dicendo Paolo, probabilmente il tema della trasformazione o della conservazione è un tema che può riguardare un'associazione di secondo livello, no? Storicamente i consorzi agrari, piuttosto che le cantine sociali nel caso del vino, eccetera, no? Insomma, piuttosto che i frantoi sociali, insomma. Quindi sono organizzazioni di secondo livello dove i produttori conferiscono per ammortizzare i costi degli investimenti per la trasformazione e la conservazione. Scusa. Ecco, questo è interessante perché, per esempio, rispetto alla cosa che volete fare qui a Minervino, ho aggiunto in fondo alle quattro cose che abbiamo visto già ieri, che ci possono servire nel pomeriggio, anche il tema della trasformazione, probabilmente è un tema che può essere sensato in questa ottica o del contoterzismo o di una organizzazione di secondo livello dei produttori, inserirla in questo contesto qua. E abbiamo un po' sforato con i tempi, vi chiedo scusa per adesso, facciamo 10 minuti di pausa e riprendiamo con le altre 5 voci. In realtà alcune sono state già affrontate, tra 10 minuti magari, in particolare sul tema dell'innovazione. Grazie. Possiamo ripartire, seconda parte della mattinata. Domanda dal pubblico. Sì, sempre un po' riallacciandomi alla trasformazione prodotto, magari mi sono perso la prima parte della presentazione del progetto Asparago Rosa.
Il vostro credito è la vendita solo del prodotto fresco, ma produzione e poi si riesce a piazzarla sul mercato, a consumarla totalmente, perché non allungare la vita con un prodotto? Parte si è già risposto, però credo che la trasformazione dia la possibilità di far conoscere il prodotto fresco a distanze maggiori, penso anche estero. Era questa la mia curiosità, grazie. Adesso, al di là delle battute, è evidente, la trasformazione non fa conoscere il prodotto fresco, fa conoscere il prodotto trasformato. E siccome subisce una trasformazione, non... Comunque la risposta alla sua domanda è sì, smerciamo tutta l'attuale produzione, riusciamo a venderla con questi cinque canali di vendita fondamentalmente. Sì, ne abbiamo parlato ieri in realtà molto velocemente, per cui c'è un 20% che va nella sagra, quindi nel ristorante della sagra, gestito dalla Proloco, con volontari delle associazioni del paese, i cui proventi del ristorante vengono ridistribuiti alle associazioni del paese. Per cui le associazioni del paese hanno tutto interesse a mandare volontari alla sagra, in questo modo, in ragione del numero di volontari che mandano alla sagra, ricevono una quota degli utili che viene generata dalla gestione del ristorante della sagra. Poi dicevo, abbiamo questa esperienza di 20 ristoranti scelti ai quali mandiamo il prodotto, come dicevo prima, in realtà non è una commercializzazione vera e propria perché ha più una funzione di promozione, di costruzione della reputation del prodotto, di posizionamento del marchio. Poi vendiamo alla grande distribuzione, avendo scelto non catene intere, ma alcuni punti vendita di alcune catene, tendenzialmente quelli più vicini a noi, oppure quelli sulla città di Milano. Questi due criteri: Milano perché ci consente di avere un mercato consistente, quelli più vicini a noi per affermare il rapporto del prodotto col territorio. E poi avendo un prodotto, una quantità di prodotto relativamente ristretta, insomma, non riusciamo a fare il prezzo anche con la grande distribuzione. Poi essendo un prodotto che vendiamo soltanto noi, di fatto alla grande distribuzione, se lo vogliono devono trattare con noi. Alcuni negozi di frutta e verdura, però non è centrale. Come vedete, noi non abbiamo e-commerce, pur avendo una presenza in rete molto consistente, ma più legata alla costruzione del marchio, al posizionamento del marchio, del prodotto, eccetera, che non per la commercializzazione. Quindi marketing comunicativo sì, marketing commerciale in rete no. E poi tutte le aziende agricole e i coltivatori diretti che fanno parte dell'associazione vendono anche in campo, cioè hanno la possibilità di vendere diretto, ma soltanto direttamente in campo. Quindi non fanno poi i mercati loro, eccetera. Tutta la commercializzazione che viene al di fuori dal campo passa tutta attraverso la cooperativa. Questa è la condizione per stare nella cooperativa, ma anche per poter utilizzare il marchio dell'asparago rosa, che poi vuol dire sostanzialmente le fascette con cui vengono fasciati i mazzi di asparagi, che sono, come dire, il marchio di riconoscimento. Questi cinque canali di vendita ci... Sì. E effettivamente l'idea era... facciamo anche la trasformazione, perché questo ci consente di aggiungere valore alla catena di produzione dell'asparago rosa, sia aumentando il valore del prodotto, sia prolungando la stagionalità. Fondamentalmente questa era un po' l'idea di fondo. Appunto, come dicevo prima, poi fatta l'analisi abbiamo deciso di non portarla avanti e abbiamo deciso di introdurre però degli altri ortaggi, più come coltivazioni complementari, per cui soltanto nei negozi e soltanto in campo vengono venduti degli altri ortaggi, ma ripeto, sono secondari rispetto al business della cooperativa.
Ok, Michele? Possiamo dirla la tua idea? Possiamo mandarla in streaming? Se non la copiano. La mela pera, la pela me, la pera mela. Come? La mela pera. Eh? Ah, vedi. Fico d'India e mela pera. Quando troverete al mercato la mela pera, sappiate che è Michele da Brindisi e è riuscito ad avviare la sua idea di esatto, il suo business. Va bene, riprendiamo la scaletta, alla voce investitori. Investitori, il tema degli investitori è un tema particolare, diciamo così, particolare da una parte perché, come probabilmente saprete, in questo paese nel gran parlare di start-up che si fa anche un gran parlare di gente che ha soldi da investire, disponibile a metterle in imprese, soprattutto in nuove imprese, con lo scopo di uscire dopo qualche anno dall'avvio della start-up con un capitale di investimento molto ben remunerato. Come dire, è una pratica che è molto in voga nel settore delle nuove tecnologie digitali, delle start-up nel campo delle nuove tecnologie digitali. È una pratica che, per quanto mi riguarda, è quasi sconosciuta in questi termini nel settore agricolo, nel settore della valorizzazione dei beni, dei prodotti tipici locali. Però non è una pratica sconosciuta nel mondo della cooperazione. E tutto sommato anche nel mondo agricolo. Non è sconosciuto che ci sia qualcuno che investe in aziende con l'attesa che questo generi remunerazione. Se noi fossimo, come dire, orientati a pensare solo agli investitori classici, appunto come li conosciamo oggi, a seguito di start-up, nel campo del digitale, faremmo fatica a riconoscerli. Però se voi pensate a situazioni tipo quelle che descriveva Paolo, per esempio, no? Proprietari di piccoli appezzamenti di terra che decidono di affidare la gestione di questa terra a una cooperativa, a un'impresa, eccetera, sostanzialmente non chiedendo quasi niente in cambio. Allora, questo è un classico investimento che viene fatto di fatto nelle nostre tipologie di impresa. Oppure professionisti che fanno lavori gratuitamente, volontariamente. Per esempio, si diceva questa persona che ha fatto il progetto per un bed and breakfast, per un agriturismo, anzi, professionista abilitato. Senza chiedere niente in questa fase, ma nella prospettiva che questo suo investimento di professionalità possa ritornare. Nelle cooperative, siamo abituati, chi più chi meno, insomma, ad avere dei soci sovventori, persone che magari perché hanno dei parenti che sono assistiti dalla cooperativa o perché tengono a che la cooperativa abbia successo, possa svilupparsi, eccetera, investono dei soldi in una impresa, non tanto per avere una redditività del capitale investito, quanto piuttosto per garantire alle imprese di avere delle possibilità di fare investimenti a sua volta per sviluppare nuove aree di business. Insomma, ciò per dire che rispetto agli investitori classici nel nostro mondo ci sono altri tipi di investimento. Ed è importante però essere capaci di riconoscerli, prima di tutto è importante, come dire, essere capaci di sollecitarli, di riceverli, eccetera. E poi di riconoscerli e di riconoscergli lo status di investimento, che significa, come dire, dargli un patentino di nobiltà che non sempre viene ripagato da una maggior remunerazione economico-finanziaria. Qualche volta viene più remunerato da una sorta di status che acquisiscono all'interno dell'organizzazione o nella comunità locale. Nella nostra esperienza, per esempio,
dicevo prima, il fatto che il primo investimento sia stato fatto da un'amministrazione locale, peraltro un investimento sui generis, perché in effetti è stata una spesa a fondo perduto, però che cosa ha fatto sì? Ha fatto sì che i 50 milioni di lire che la pubblica amministrazione, che l'ente locale ha investito nel processo di promozione dell'asparago rosa, li ha investiti sotto forma di investimento in capitale sociale nella cooperativa Asparagicoltori, che poi a sua volta ha pagato l'università per fare l'attività. Questo ha fatto sì che nella cooperativa, dove vige il principio una testa un voto, però ci fosse un socio sovventore, comune di Mezzago, con un capitale sociale molto più alto rispetto agli altri e quindi con una posizione, come dire, anche se formalmente non più rilevante rispetto agli altri, però nei fatti, diciamo così, c'era uno status che gli veniva riconosciuto in quanto socio sovventore diverso. Ciò per dire che qualche volta gli investimenti di cui abbiamo bisogno sono investimenti che non richiedono una restituzione di un interesse attivo sull'investimento che viene fatto. Qualche volta addirittura non sono neanche investimenti di natura economico-finanziaria, sono prestazioni, sono tempo, volontariato, eccetera, eccetera. E, ecco, da questo punto di vista volevo chiedere un po' a Paolo se vuoi parlarci della tua esperienza, se ci sono investitori che vi hanno aiutato, che sono stati interessati. Allora, gli investitori è un bel tema. È un bel tema. Allora, nella mia esperienza, ecco, gli investitori, come ho detto prima, sono stati i soci, direttamente i soci della cooperativa stessa, no? Che hanno investito quello che potevano per realizzare il progetto. Ritornando un po' anche al tema di ieri, gli investitori non economici invece ce ne sono tantissimi, che sono quelli che investono in prestazioni, diciamo così, anche di visibilità, no? Immaginavo i volontari della comunicazione che investono nella comunicazione del nostro sito affinché possano essere poi da volano per altre aziende, ovvero chi è che ti ha curato il sito? A questa domanda rispondono al loro investimento, perché poi il sito di qualcun altro verrà ovviamente remunerato, no? Però il tuo e-commerce è stato un sito o un e-commerce che è stato da, diciamo così, da vetrina per chi te l'ha creato, no? Perché poi la domanda è lì che te lo cura, soprattutto se funziona. Quindi più funziona il sito, più io sono contento, più loro hanno maggior visibilità, perché molti faranno questa domanda e noi gli giriamo il loro potenziale cliente. Credo che, ecco, nel nostro mondo della cooperativa o soprattutto degli investimenti agricoli, credo che c'è bisogno di questo tipo di investitori che credono soprattutto in questo tipo di iniziative, di investimenti, no? Investimenti che non portano un rendiconto di remunerazione a livello economico, cioè un investimento che possa creare una rendita futura. Anche perché, come dicevo, se è vero quello che dicevamo prima, perché ovvero chi crea profitto dell'agricoltura devo ancora conoscerlo, è ovvio che, dicendo così, un investitore non andrebbe a investire in agricoltura. Anche se potrebbe esserci, ma potrebbe esserci un investitore che ha interesse a lavorare nell'impresa, e allora la cooperativa ha ancora di più un ruolo, più che una società di capitali o una società di persone. Ha un ruolo fondamentale, perché con una società di capitali io vorrei lavorare nella cooperativa, mi occuperei della comunicazione, mi occuperei della valorizzazione, mi occuperei della progettazione e investo questo mio capitale. Ecco, lì è, diciamo così, un'integrazione tra un investimento in termini di risorsa, di capacità, più un investimento economico. Lì sarebbe il non plus ultra, credo, cioè mettere insieme queste due. Devo dire la verità, per l'aspetto produttivo è più difficile, perché nell'aspetto produttivo di un'azienda uno o ha la necessità di lavorare nella produzione, o quindi o è un agricoltore o non ha
cioè bisogna trovare i canali, trovare una multifunzionalità dell'impresa agricola per poter investire. Ecco, nel mio caso, dell'idea dell'agriturismo, del B&B, del ristorante, insomma, della parte multifunzionale dell'impresa agricola, no? Ciò che va a corredo alla produzione, lì potrei trovare qualcuno che abbia la capacità, la volontà di lavorare non nella produzione agricola, magari perché non è un agricoltore, perché se no tutti sono generali e non ci sono truppe, però magari qualcuno che abbia voglia di investire nella accoglienza degli ospiti, nella ristorazione, nella preparazione di prodotti, nella trasformazione di prodotti per l'agriturismo o per la valorizzazione dei posti letto per venderli al miglior offerente, no? al miglior prezzo, anche per rendere appetibili in diversi mesi dell'anno. Per fare queste cose c'è bisogno di qualcuno che investe. Ecco, in questo caso un'impresa agricola che vuole diversificare la sua attività può inserire all'interno della propria compagine sociale, cooperativa o società che sia, anche persone che non siano propriamente agricoltori. Nel caso invece in cui vi trovate voi, ecco, gli investitori potrebbero essere, visto che la principale funzione di un consorzio, di una cooperativa, di una impresa che ha come scopo quello di valorizzare e promuovere un prodotto tipico locale d'eccellenza, poi potrebbe essere le cime di rape, ecco, gli investitori potrebbero essere tutti quelli che hanno capacità in comunicazione, in marketing, in posizionamento di prodotto. È un modo per recuperare capitali e risorse umane che possono investire anche per farsi conoscere. E considerando oggi, ecco, questa è una cosa positiva dei giovani laureati, considerando oggi che ci sono tantissimi giovani laureati in tecnologia, in innovazione, in grafica, in comunicazione, che sono a spasso, essere i protagonisti di una innovazione come quella del consorzio, dell'associazione che valorizzerà la cime di rape, magari lo farà molto volentieri gratis, tanto lo sta facendo gratis sicuramente per qualcun altro, lo farà molto volentieri gratis o a basso costo, però potrebbe essere, se fa il lavoro per bene, il volano di lancio per essere un buon comunicatore, un buon venditore, un buon promotore, eccetera. Però bisogna ricercarle, queste figure esistono, bisogna ricercarle, bisogna la capacità, ecco, dell'imprenditore in questo caso, di chi ha l'idea chiara della strategia di marketing territoriale, deve essere quello di garantire però questa remunerazione, anche se non economica, no? Cioè deve vedere la possibilità che questo progetto possa essere una buona vetrina per chi investe, perché io credo che oggi non ci sono soltanto i classici investitori che vogliono buttare dentro un'attività a 100.000 euro per averne 101 fra 10 anni, no? E quindi avere una buona remunerazione del proprio capitale, ma c'è gente che ha bisogno di avere delle vetrine, ha bisogno di investire territorio, attenzione a coloro che invece vogliono pulire a denari, attenzione, non troviamo quei tipi di investitori, perché ce ne sono tantissimi. Nel momento in cui si apre, soprattutto nel nostro territorio, ma anche al nord, si apre un'idea a degli investitori, i primi che arriveranno sono coloro i quali dicono: te li trovo io i soldi, vero? Ma quelli non sono i soldi buoni da mettere in una I soldi da lavare, da pulire, il riciclaggio e il riciclo, quindi attenzione a questi. Però bisogna, ecco, essere capaci di individuare le figure, le professionalità giuste per poter valorizzare. Secondo me, ecco, dalla mia esperienza, io parto dalla mia esperienza, no? La comunicazione, io gestisco con questi amici, gestiscono due siti,
quello della cooperativa e quello della commercializzazione, quella cooperativa, cioè quello proprio come compagine sociale, poi quella della commercializzazione delle botteghe, all'interno della quale poi c'è l'e-commerce, ci sono gli eventi, perché poi facciamo anche piccoli catering con prodotti tipici, insomma, dove si pubblicizza tutta l'attività di esternalizzazione della valorizzazione, viene praticamente curato in forma gratuita, però è una vetrina che gira all'interno di un sistema che è quello di Campagna Amica, che dà la possibilità a loro di essere posizionati anche su Google, essere posizionati in un livello medio-alto. Abbiamo avuto periodi in cui se scrivevi su Google prodotto tipico calabrese eravamo il primo sito e il posizionamento, no? Quindi curare il posizionamento, investire 10 euro in posizionamento su Google, perché questi sono i costi di posizionamento, cioè stiamo parlando di decine di euro, 10, 50, 100 euro al mese, tu investi sul posizionamento, schizzi in alto, soprattutto in periodi forti, tipo Natale, Pasqua, dove gli immigrati della Calabria, gli immigrati della Puglia vogliono fare le feste con i prodotti propri, in quel periodo, a novembre o a febbraio, schizzi in alto con lo posizionamento su internet, e sei il primo a essere cliccato, trovi l'e-commerce, acquisti facilmente, perché è un'altra cosa importante, l'e-commerce deve avere un pregio, essere veloce e sicuro, quindi uno deve entrare, cliccare, acquistare, pagare e basta, e il prodotto deve arrivare in tempo, quindi questo deve essere bravo chi gestisce il portale a saperlo fare. Poi se si riesce a trovare qualcuno che investe capitale, però bisogna garantire la remunerazione. E qual è la remunerazione per uno che investe capitale? Io la vedo un po' più dura in un'impresa agricola, soprattutto in un'impresa, in un'associazione, in un consorzio di promozione dove secondo me il core business non è creare profitto, ma è creare valorizzazione. È un taglio più culturale rispetto a quello prettamente economico, perché poi il business economico è indiretto alle aziende produttrici. Sì, come direbbero gli economisti, creare valore